Sì, buonasera. Al momento siamo fermi a quello che era nella situazione dei giorni scorsi, cioè i migranti sono tutti ancora qui, aspettano di poter passare il confine che si trova dietro di me a una ventina di metri da qui e si sono preparati a resistere perché oggi con l'aiuto di volontari italiani e francesi hanno montato anche questi tendoni, segno appunto che non hanno intenzione di mollare. Ora la situazione è tranquilla, ma come dicevi tu, questa mattina ci sono state delle forti tensioni quando poco dopo le 7 le forze dell'ordine hanno tentato di sgombrare i migranti dagli scogli che occupano ormai da 5 giorni e di portarli nella stazione dove è stato allestito un centro di prima accoglienza. I migranti hanno opposto resistenza, alla fine si contano 2 migranti eritrei fermati per resistenza a pubblico ufficiale, 2 poliziotti feriti e diversi feriti tra i migranti, non vi sappiamo dire quanti, ma ne abbiamo visti almeno 3, tra i quali un ragazzo con il braccio rotto. Ora dicevo, la situazione è tranquilla, si aspetta che succeda qualcosa in questo braccio di ferro, in questa prova muscolare tra la Francia e l'Italia, una prova muscolare però che riguarda i governi dei due paesi, perché se vi dobbiamo raccontare quello di cui siamo stati testimoni in queste ore tra le persone comuni di Ventimiglia e di Mentone, che è la città francese dall'altra parte del confine, è tutta un'altra storia e ve la raccontiamo in questo servizio. Dobbiamo andare, dobbiamo passare. È una supplica ripetuta all'infinito, quella degli irriducibili degli scogli. Sono ancora qui, dopo 5 giorni, ad aspettare di poter attraversare anche questo confine che non dovrebbe esistere più e che invece, per loro, paradossalmente, è diventato invalicabile. Questa mattina hanno provato a portarli via con la forza, ma loro hanno resistito. Salam mostra la gamba ferita e dice che i poliziotti sono arrivati mentre stavano dormendo, che hanno usato le maniere forti e che lui non capisce perché qui in Europa stia succedendo questo. Mentre i governi italiano e francese vanno avanti in questa prova di forza, quello che succede a Ventimiglia racconta anche di un'Europa diversa. Quentin è francese, viene da Nizza e dice di essere venuto a portare acqua e sigarette a questi ragazzi, anzi li chiama amici. Dice che non gli piace come gli stati europei si stanno comportando e che se lui fosse il presidente della Francia lascerebbe passare tutti. Arrivano in continuazione qui auto di francesi, cariche di acqua, cibo, vestiti, ma c'è anche chi viene solo per stare un po' qui, per mischiarsi a somali, eritrei, sudanesi ed etiopi. Alla stazione ferroviaria, trasformata in un centro di accoglienza straordinario con docce e presidio medico, pendolari e turisti passano tra i migranti. C'è chi si ferma per giocare con i bambini, chi invece chiede di cosa c'è bisogno. Questo è uno dei centri per la raccolta degli aiuti a Ventimiglia, quello della Croce Rossa, 50 volontari che da giovedì non si sono mai fermati. Arrivano in continuazione auto cariche di tutto e gli scaffali del magazzino non bastano più. Quanti aiuti stanno arrivando? Tantissimi, la popolazione sta veramente grande. Guardi, una signora appena arrivata adesso. Io ho delle cose per i bambini. Vestiario. Vestiti. Posso chiedere perché è venuta qui con tutta questa roba? Non so, mi dovrebbe chiedere a chi non viene perché non viene.